Carissimi castiglionesi, buonasera. Eccoci qui al nostro consueto appuntamento settimanale. Come sempre partiamo dal problema del coronavirus. Oggi i positivi a Castiglione risultano essere 315, ieri erano 305, 365, quindi abbiamo avuto una discesa di 50 unità in 24 ore. È una curva che si sta verificando anche a livello internazionale, lo vedete un po' dai telegiornali. Quindi questo andamento ci deve però invogliare a insistere sul rispetto di quanto ci viene chiesto, il portare le mascherine, i distanziamenti, tutto quanto vaccinarsi, soprattutto vaccinarsi, perché il vaccino è dimostrato che è l'unica cosa che ci aiuta a uscire da questo grosso, grosso problema. Quindi i positivi ci portano a fare un'analisi delle nostre scuole. Allora, per quanto riguarda le scuole medie non abbiamo nessun fermo, non c'è nessuna classe in DAD, ci sono delle positività, ma sono una per classe, quindi non implicano la chiusura delle scuole, mentre nelle elementari abbiamo quattro classi ferme. Per quanto riguarda la materna, rientrano lunedì due classi su quattro, mentre le paritarie, sia l'asilo Scioc che la Don Giulio Motta di Gornate, lunedì rientrano al completo, quindi non ci sono problemi, fortunatamente. L'asilo nido non ha mai avuto stop, quindi questo è veramente una cosa positiva, una cosa che ha aiutato anche i genitori di questi bambini a non avere difficoltà nel mondo del lavoro, tutto quello che devono fare. Chiaramente questo problema ce l'hanno anche le scuole elementari, però devo dire che la materna già è stato molto molto positivo che non ci siano state sospensioni dell'attività. Torniamo ora a un appello che ho fatto la settimana scorsa relativamente al servizio civile. Io chiedo ai giovani disponibili che vanno dai 18 ai 28 anni, se vogliono di aderire a questa possibilità di far parte del servizio civile presso il nostro comune. È un'attività molto gratificante, i ragazzi che l'hanno fatta ne sono usciti molto, molto soddisfatti e l'amministrazione ha bisogno anche di voi, perché chiaramente ci date una mano a portare avanti tutto quanto problemi sia da un punto di vista sociale, da un punto di vista culturale, le cose più belle che si possono fare qui nel nostro comune per i giovani. Quindi deve essere veramente uno stimolo. E provateci perché la cosa sicuramente è positiva. Ora, come tutti gli anni, il Comune di Castiglione ricorda la giornata della memoria. Allora, lo ricorda con diverse iniziative. La prima iniziativa in programma è l'inaugurazione domenica 23 gennaio della mostra didattica Il dovere della memoria nelle sale espositive di Palazzo Branda in via Mazzini 23, organizzata dal Circolo Culturale Masolino di Panicale in collaborazione con il Comune di Castiglione e con la Pro Loco. Mentre il giorno 27 gennaio, proprio il giorno della la giornata della memoria, sarà pubblicato sul sito e sui canali social del Comune di Castiglione un video realizzato dall'Assessorato alle politiche sociali e all'istruzione, dal titolo Giornata della memoria 2022, in collaborazione con tutte le associazioni del nostro paese. Quindi io vi invito a visionare questo video perché la giornata della memoria è un giorno importante, è un giorno che veramente ci risveglia dei vecchi ricordi che magari noi sicuramente non abbiamo vissuto, ma che i nostri genitori, i nostri nonni sì. Quindi sono delle giornate che devono riportare alla mente delle problematiche, delle situazioni avvenute durante l'ultima guerra che sicuramente non si devono ripetere, quindi deve essere un monitor per tutti e veramente deve servire come educazione per i nostri giovani e capire che il rispetto e la pace sono delle cose molto, molto, molto importanti. Grazie a tutti, buona serata e buon weekend.